4, 2, 2, Race! Gran Premio degli Stati Uniti, penultima gara della stagione, qual è il tuo bilancio? Ma il bilancio, dopo le qualifiche di sabato, che poteva essere davvero una giornata difficile, è sicuramente positivo. Siamo riusciti nell'obiettivo di arrivare a combattere il titolo piloti fino all'ultima gara in Brasile, e quindi devo dire un obiettivo centrato in un weekend, quello americano, difficile dal punto di vista della prestazione, dove non siamo mai stati in grado di lottare per essere davvero davanti agli altri. E quindi sotto questo profilo devo dire torniamo a casa, anche se andiamo direttamente in Brasile, con la consapevolezza di dover dare il massimo, di crederci fino in fondo e di lottare contro un pilota e una squadra che sono sicuramente molto molto forti. Noi l'abbiamo vissuto in posizioni opposte 2 anni fa e dobbiamo cercare, ripeto, di fare il massimo da noi stessi e poi conti li faremo alla fine. Ad Austin si è visto un Felipe in gran spolvero, più veloce del suo compagno di squadra per tutto il weekend. Speri di vederlo nella stessa situazione, nella stessa forma a Interlagos, nella sua gara di casa? Sono certo che Felipe in Brasile darà il massimo, sia perché è la pista di casa, sia perché ha ritrovato questa forma per noi molto molto importante. E poi ci tengo a ringraziarlo ancora di più oggi, con calma, per la scelta che ha condiviso con noi nel weekend degli Stati Uniti. Non facile per un pilota, ma ancora una volta Felipe ha dimostrato di essere un uomo squadra, un uomo che capisce le priorità, e di questo gli va dato atto. Fernando, per la seconda volta da quando la Ferrari, arriva all'ultima gara in lotta per il titolo mondiale. Come te lo aspetti a Interlagos? Fernando non avrà nulla da perdere, quindi dovrà fare una gara impeccabile, dovrà essere lì a sfruttare tutte le occasioni possibili. Sappiamo benissimo che non dipende solo da noi, però intanto noi dobbiamo fare il nostro lavoro e poi vedremo cosa farà Vettel. In Brasile, tra l'altro, sembra che ci siano condizioni un po' particolari, pioggia che potrebbe arrivare, quindi tutto è possibile. L'importante è fare un weekend che dal venerdì possa partire bene per fare le cose che dobbiamo fare con grande razionalità, senza farsi prendere dalle emozioni. Ci saranno delle novità sulla vettura o si affronterà il weekend in una maniera diversa rispetto agli ultimi? Ma credo che faremo le valutazioni del caso, probabilmente ci potrà essere qualche piccolo aggiustamento, ma l'importante è preparare il pacchetto per essere più competitivi possibile sia il sabato che la domenica in gara. Sei alla Ferrari da 20 anni e passa. Dal 1997 ad oggi solo 3 volte sei arrivato all'ultima gara non avendo nulla da giocarti. Con che spirito affronterai per l'ennesima volta questa gara decisiva? Ma è chiaro che dovrò controllare l'aspetto emotivo, che sarà molto forte, inutile negarlo, oppure trasformare tutto quello che ti passa dentro in una carica positiva, di grande freddezza e di grande carica per tutta la gente che lavora alla Ferrari. Questa è la nostra forza, non credo che nessun'altra squadra possa vantare questo tipo di pedigree. È chiaro che ci terremo tanto a vincere, non sarà facile, ma ci proveremo. 4, 2, 2, Race!